Ciao a tutti e benvenuti in un mio nuovo video. Questo è un video haul, è un video haul di make up che ho fatto con degli sconti pazzeschi. Sono capitata per caso dentro la Gardenia, che ormai è Douglas o Douglas. La Gardenia appunto vuole togliere Maybelline e quindi tutti i prodotti del marchio Maybelline costavano 2 euro per i tesserati. E quindi niente, ho fatto un po' di scorte e poi c'erano anche dei prodotti di Douglas, make up e non, set di Natale, scontati al 50%, quindi ho preso un po' di cosine e le ho riunite in questa scatola e ve le voglio mostrare. Oltre a quelle ho preso scontatissima questa candela che non c'entra niente, della Yves Rocher, questa qua, la vaniglia. Io adoro le candele della Yves Rocher perché profumano un sacco, sono di qualità e quindi mi piacciono molto, durano anche parecchio. La candela, ve la mostro, è questa qua ed è stupenda, la profumazione è buonissima. Allora, passiamo però alle cose che ho preso alla Gardenia. Allora, intanto ho preso 2 tinte labbra, le Super Stay Matte Ink, queste qua sono famosissime. Ho preso la colorazione 35. Scusate, ma il gatto mi sta distruggendo tutto. Ho preso la colorazione 35 e 90, che erano le uniche 2 rimaste insieme a un arancione, che però a me non sta bene, quindi non l'ho preso, e sono dei colori fantastici e l'ho pagate 2 euro l'una, quindi un ottimo prezzo. Poi ho preso questo cofanetto, che in realtà questo costava ancora meno. C'era tipo il 70% di sconto, non, veramente pochissimo. Ed è il set, questo qua con Wonder Woman, che è composto da le tinte labbra in tutte le colorazioni e i 2 mascara. Ecco qua, questo qua, che è bellissimo e non vedo l'ora di utilizzarlo. E niente, poi ovviamente vi parlerò di tutti questi prodotti che ho preso, perché dovete sapere che io non ho acquistato praticamente niente per tantissimo tempo e mi sono data alla pazza gioia. Poi ho acquistato questo set scontato del 50%, questi ancora lo trovate, di Douglas, sono mascara e matita. Allora, il mascara, la matita non l'ho ancora provata, il mascara l'ho utilizzato più volte, devo dire che vi fa subito delle ciglia incurvate, ma tantissimo, quasi finte al primo passaggio. L'unica cosa è che lascia agrumi nelle ciglia, insomma, vanno pettinate poi dopo, quindi lo devo ancora testare meglio, però è un nì per ora. Poi ho acquistato quest'altro set di Maybelline in questa pochettina ed era composta da mascara e matita occhi. Ho preso un po' più di mascara, cioè ho preso dei mascara perché effettivamente mi servivano, perché quelli che ho stanno finendo e quindi niente, se no rimanevo senza questo e appunto la matita occhi. Magari la matita occhi, visto che ne ho tanti, o questa qua, quella di Douglas, la regalo a qualcuno perché a me non servono. Poi ho preso il fondotinta sempre a 2 euro, e anche il set era scontato al 70%. Poi a 2 euro ho preso il fondotinta Fit Me Matte, il 110, che è un colore perfetto per la mia carnagione. Poi vi faccio vedere dei prodotti labbra che ho preso. Tutto a 2 euro di Maybelline. Allora, della collezione, questa qua con non mi viene mai il nome, la fidanzata di Joker, oh mio Dio, non mi ricordo mai. Lei, non mi viene, poi al limite ve lo scrivo. Ho preso la colorazione 885-886. Non so se vi metterò le foto qua nel video dei colori oppure insomma li trovate anche su Instagram. I colori sono pazzeschi, sono matte, sono bellissimi, bellissimi, bellissimi. Io ho preso altri 2 rossetti. Allora, uno il matte 970, anche questo ha un bellissimo colore. E poi ho preso della linea invece Shine il 130. Io ovviamente mi metto sempre rossi, violetti, insomma viola e malva, cioè tutte le tonalità del rosso, del malva e del viola sono mie. Poi il Color Drama della Maybelline, sempre nella colorazione 520, che è un red.
Però questo non so se mi piace, l'ho provato e non lo so, poi vi farò sapere. E poi ho preso tre Vivi Dot Lacquer, che non so se si pronuncia così, il 76, l'82 e il 78, che sono questi tre colori. Bellissimi tutti e tre. Come ultimo prodotto invece ho preso questa palettina di Douglas che costava tipo 4 euro. Questa ed è veramente molto piccola ma carina e ha 6 cialdine. Gli ombretti sono questi, non l'ho utilizzata perché l'ho acquistata ieri. Comunque, mi sembrava carina. Il gatto mi sta uccidendo il computer e l'ho voluta acquistare. Vi farò sapere poi come si comporta. Quindi questi erano i miei acquisti, fatemi sapere se anche voi siete riusciti a prendere qualcosa. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!